Napoli è una città meticcia, è una città bastarda, è una città che prende dal porto e trattiene, quindi è una città di pace per forza. Da Piazza Dante a Piazza Municipio, una marcia civica per testimoniare il desiderio di pace in Ucraina. Promossa dal Comune di Napoli, dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'Arcidiocesi di Napoli, l'iniziativa ha ottenuto l'adesione di molte scuole e di diverse comunità straniere che vivono in città. Napoli è la città d'Italia che ha accolto più ucraini, l'ha fatto in maniera molto partecipata, con un grande impegno da parte delle istituzioni, ma anche delle associazioni, delle famiglie. Napoli è una città dell'accoglienza, lo è sempre stato e lo sta dimostrando anche adesso di essere un luogo dove le tante diaspore del mondo hanno trovato sempre accoglienza, sostegno e protezione. Quello che più mi preoccupa è una disunità dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di un'Europa unita, forte, con una posizione comune in politica estera e che sia protagonista anche di questo processo di pace. Quindi mi auguro che l'Italia in questo sia in prima fila insieme ai paesi fondatori e che possiamo avere finalmente un'Europa forte che metta il proprio peso sulla soluzione di questo conflitto. La pace è l'unica strada possibile, lì dove c'è la guerra c'è solo distruzione ed è molto bello che tanti giovani abbiano potuto accogliere questo appello, perché vuol dire che i giovani vogliono la pace. La pace infatti è garantire un futuro per queste generazioni, per questi giovani, perché lì dove non c'è la pace la guerra può travolgere tutti e quindi non c'è più futuro. Sul palco di Piazza Municipio, studenti, cittadini, artisti e associazioni hanno proposto ai ragazzi spunti di riflessione sui temi della guerra e della violenza. Chi alza le mani a torto, a Bravo. Tutti i livelli, chi alza le mani Bravo. Qui, chi alza le mani altrove, chi alza le mani nel mondo, chi il primo che alza le mani a torto. C'è una preside a Firenze che ha detto con chiarezza che lo squadrismo e la violenza devono essere esclusi. Ed è stata lasciata sola, sì, non dovete mai dimenticare che voi siete contro la guerra, non lontana, anche la guerra che c'è qua. Rimaniamo umani tutti i giorni, non solo oggi, e soprattutto non rimaniamo in silenzio, perché il silenzio è la peggiore forma di violenza. Guerra, Dio ci ha dato il respiro, perché tu lo togli?